Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli che fanno paura. Quello di oggi sarà un video spaventosissimo, visto che oggi è Halloween. Ho deciso di fare una raccolta dei momenti più spaventosi, traumatizzanti o anche semplicemente inquietanti presenti nei videogiochi Nintendo. Si tratta infatti di prodotti molto spesso caratterizzati da un'estetica ben lontana dai canoni dell'horror, ma forse è proprio per questo motivo che quando si incontrano degli elementi fuori posto, beh, questi colpiscono ancora più duramente. Anzi, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri grandi traumi. In fondo, quando si è più giovani, ci si spaventa per ogni piccola cosa. Anche le più impensabili. Però prima di lanciarci in questa lunga lista di traumi generazionali, l'invito, come al solito, è quello di supportare il mio lavoro mettendovi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso con un piccolo gesto. Basta anche solo un like, un commento o l'iscrizione al canale, anche perché siamo a un passo dai 40.000 iscritti. Numeri che fanno veramente paura. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Il nostro viaggio nel regno del terrore, per lo più involontario, inizia nella seconda metà degli anni 90. Secondo me, in questo periodo si univano due elementi ben distinti. Da una parte, i primi motori grafici tridimensionali generavano dei risultati non sempre ottimali. Sì, da una parte c'era l'emozione di vedere finalmente la terza dimensione su schermo. Dall'altra, però, anche all'epoca ci si rendeva conto che qualcosa andava perso nella transizione dal 2D al 3D. Vuoi un po' per l'inesperienza degli sviluppatori? Vuoi un po' per le limitate capacità tecniche dell'epoca, ma anche a causa di un forte innamoramento nei confronti di un'estetica che è invecchiata molto rapidamente, ma a mio avviso la grafica low poly e i primi render 3D dell'epoca nascondono al loro interno una carica di inquietudine da non sottovalutare, che oggi è proprio difficile replicare. Dall'altra parte c'è anche una sorta di analfabetismo stilistico che creava dei veri e propri mostri. Non sono un esperto di design né di storia dell'animazione, però è innegabile che una sorta di consapevolezza dell'identità visiva sia arrivata solo molto tardi all'interno dell'industria videoludica. Sarà che questa era in una fase ancora embrionale e molto spesso le grandi produzioni venivano affidate a team piccoli per gli standard di oggi, o chissà, magari proprio non si dava importanza a certi elementi e si preferiva investire il budget altrove, ma è pieno di esempi di character design o di grafiche semplicemente sbagliate. Dalle copertine dei giochi fino agli adattamenti televisivi mancava in modo preoccupante una coesione stilistica che donasse autorevolezza al medium. Senza andare a prendere casi limite dei Mario e degli Zelda su CDI, dei veri e propri meme, rendiamoci conto che una delle più grandi creepypasta generate dal sottobosco Nintendo, quella della Wario Apparition, nasce proprio dall'ormai tristemente celebre filmato di presentazione di Wario, un'animazione ufficiale pensata per promuovere la lineup Nintendo durante l'E3 del 1996. Tra filmati promozionali di questo calibro e animatronics che FNAF levate proprio, a girarsi per le fiere a fine anni 90 mi sa che era una cosa solo per veri coraggiosi. Ma dicevamo che in parte era anche la grafica low poly ad alzare il livello di ansia percepito, anche quando poi effettivamente non ce n'era neanche bisogno, con gli sviluppatori che però ci mettevano del loro. Ecco quindi Sua Maestà Super Mario 64, un gioco iconico, la rivoluzione del 3D, eccetera. Eccetera, eccetera, nessuno mette in dubbio l'importanza di questo titolo, ma ora mi dovete spiegare una cosa: che esigenza si nasconde dietro a questo dannato pianoforte? Perché inserire un nemico unico che compare solo una volta ed è anche una sorta di mimic, quindi si manifesta pure come un jumpscare? In un titolo del genere, forse, e dico forse, è un po' fuori luogo. I più scaltri magari saranno riusciti a non farsi cogliere di sorpresa, ma secondo me c'è un'altissima probabilità che molti di voi su Nintendo 64 o magari anni dopo su DS abbiano ingoiato il cuore per colpa di sto maledettissimo pianoforte che non smetterò mai di odiare. Ma poi tutto, anche la musica, le animazioni, questo è proprio un trauma, sul serio, un trauma. A onor del vero sono convinto comunque che gli sviluppatori non lo abbiano fatto apposta, o almeno che abbiano sottovalutato l'impressionabilità del giovane pubblico, tipo come quando quelli di Game Freak si sono messi a inserire degli easter egg all'interno del software della Game Boy Camera. Oh, sulla carta è un'idea divertentissima, far comparire a random delle foto degli sviluppatori con le facce tutte scarabocchiate. Peccato che la risoluzione da sputo della Game Boy Camera trasformasse qualsiasi cosa in un potenziale incubo. Ci aggiungi pure una delle 5 musiche chiptune più creepy di sempre e non so, sul serio, cosa dovrebbe esserci di divertente in sta roba.
E sì, dai, forse un po' l'hanno fatto apposta. Ma comunque fa piacere sapere che la tradizione dell'horror digitale, quelli di Game Freak, non l'hanno mai abbandonata. Bravi, coerenti fino alla fine. Ci sono poi ovviamente dei casi in cui l'atmosfera dark e i toni tendenti all'horror sono delle impostazioni fortemente volute. Penso ad esempio a due delle più grandi esclusive Nintendo di sempre. In Majora's Mask tutto mette a disagio, pure la luna è inquietante. Solo da un gioco del genere poteva uscire fuori Beningle. Oppure prendete un survival horror come Eternal Darkness. Questo fonda tutta la sua potenza sul voler far mancare il terreno sotto i piedi al giocatore. E ci riusciva, e come se ci riusciva. E questa è solo l'ennesima dimostrazione che il GameCube è la miglior console di sempre. Altre volte invece gli spaventi arrivavano quasi per caso, come ad esempio in Luigi's Mansion. Siamo d'accordo, no? Che è impossibile rimanere traumatizzati da questa parodia, no? No. Beh, oddio, non so se questo glitch ha spaventato qualcuno, ma di sicuro ha dato vita a una delle più grandi allucinazioni di massa di sempre che hanno tormentato per anni e anni la psiche dei fan Nintendo e anche tutta la lore del Regno dei Funghi. Praticamente in questa scena dove Luigi risponde al telefono, un fulmine illumina la stanza e l'ombra del protagonista risulta non allineata al terreno, anzi sembra quasi che l'ombra sia proiettata da un corpo di un impiccato. Da qui giù con chili e chili di fanfiction e teorie su un gioco dove un idraulico italiano vestito di verde utilizza un aspirapolvere per rinchiudere i fantasmi e salvare il fratello grazie all'aiuto del professor Strambic. Tutto coerente dall'inizio alla fine. Ed è così che per molti questa è la prova inconfutabile che in realtà Luigi's Mansion nascondeva un terribile segreto: la morte di Luigi che, colpo di scena, era da sempre stato un fantasma. Tutto molto bello e tutto molto vero, almeno fino a quando la remaster per 3DS non ha corretto questo glitch della telecamera rimettendo a posto l'ombra. Quindi Luigi è ancora vivo, meno male. A volte invece Nintendo è stata semplicemente crudele e con la serie di Paper Mario per ben due volte. Con la prima ci siamo salvati, visto che nella versione giapponese di Paper Mario e il portale millenario era possibile mettere piede sulla scena di un delitto e calpestare una sagoma di gesso di un Todd passato a miglior vita. Una scena totalmente random che poi è stata tolta dalla versione occidentale, ma chissà se questa verrà riproposta nel remake. Discorso diverso invece per il seguito, Super Paper Mario. Capisco tutto, il tono irriverente, l'ironia e via dicendo, ma perché trasformare Mimi in una creatura uscita pari pari da Killer is Dead di Suda 51? Questo personaggio, tutto sommato simpatico, diventa improvvisamente protagonista di una delle trasformazioni più disgustose di sempre mai viste in un gioco della grande N. Dai, su Nintendo anche meno. Anche meno. E direi di lasciarci con il più grande mistero di tutti, o se non altro, uno dei più noti in assoluto. In Super Mario Galaxy 2, nella galassia Brivido Bollente e nella galassia Leggendaria, è possibile notare delle figure che guardano Mario da lontano. Si tratta di immagini ancorate alla skybox e qui si entra nel territorio delle creepypasta, visto che realtà e leggenda si fondono. C'è tutta una lore complessissima su questi Hell Valley Sky Tree, degli esseri che vedono il loro nome preso da un fantomatico data mining, ma di sicuro saprete già tutta la storia. Io invece che complicare il tutto affronterei la questione da un'altra prospettiva. Volete una risposta alla domanda perché queste misteriose figure sono state inserite nel titolo? Dai, su, è semplice. Ricordatevi che in quegli anni e soprattutto nei Galaxy di cose strane Nintendo ne faceva a pacchi, già a partire dall'easter egg del titolo di Galaxy. You are Mr. Poracci. Questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a spaventarci insieme. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo jumpscare, che arriverà quando arriverà, ma di sicuro quando meno ve lo aspettate. Nel frattempo voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo incubi non così tanto tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Pororror, Michele Spavento, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Thank you.